Da oggi fino a domenica il Salotto Buono di Avellino potrà rivivere le imprese del maestro Santoro. Il precursore della box irpina sarà ricordato con una mostra fortemente voluta dalla sua famiglia. Foto, medaglie, appunti e cimeli saranno esposti al circolo della stampa per l'intero weekend per far rivivere alla cittadinanza, ma anche agli amici di sempre, un passato sportivo straordinario che ha vissuto questa provincia. Sì, noi abbiamo infatti scelto di fare una mostra fotografica proprio perché ci sembrava il modo migliore per ricordare papà. Prima di tutto quello che lui avrebbe più gradito, perché il pugilato è stata davvero la sua vita, la sua più grande passione, e poi perché quella che può trasmettere proprio davvero l'essenza di come era mio padre, anche come era mio padre come uomo, perché voglio dire, per lui il pugilato non era solo uno sport, ma proprio una scuola di vita, un modo per insegnare la lealtà, la correttezza, la fratellanza. Tant'è vero che i pugili di mio padre sono proprio rimasti legati a mio padre sempre, anche quelli che hanno proprio iniziato con lui negli anni 70. Abbiamo ancora rapporti perché sono, diciamo, anche cresciuti un po' con noi figli. Commosso Agostino Cardamone, che ha raggiunto le vette del pugilato internazionale anche grazie ai consigli e all'esempio del maestro Santoro. Sì, infatti il maestro Santoro ci ha insegnato il pugilato, ma ci ha fatto diventare uomini, perché nella vita bisogna essere prima uomini e poi atleti. Ciò che ho imparato, la maggior parte l'ho imparato da lui, ma non solo il comportamento sul ring, ma anche fuori dal ring, perciò io sono debitore per questo al maestro Santoro. Il maestro Santoro è stata la prima persona che ha portato il pugilato ad Avellino. Se oggi si parla di pugilato ad Avellino è sempre grazie a lui che ha fatto questo, la sua iniziativa.